tutti e bentrovati. Oggi preparo la torta mia. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: per la frolla 250 g di farina 00, 100 g di burro, un uovo intero, 150 g di zucchero, una bustina di vanillina e una mezza bustina di lievito per dolci. Per il ripieno di questo dolce serviranno 600 g di formaggio spalmabile, servirà 150 g di zucchero, 2 cucchiai di farina, una bustina di vanillina e 50 g di burro fuso più 5 tuorli d'uovo e della scorza di un'arancia. Dopodiché, per la copertura avremo bisogno di 200 g di cioccolato fondente, 150 g di panna liquida e della granella di arachidi. Adesso procediamo a preparare la frolla. Adesso mescoliamo gli ingredienti per la frolla. Aggiungiamo subito tutto. L'importante è lavorarla bene. La vanillina, la mezza bustina di lievito per dolci, lo zucchero, tutto il burro freddo, e l'uovo intero. Con le mani lavoriamo molto bene. Facciamo unire tutti gli ingredienti tra di loro. Dopo aver lavorato bene e reso l'impasto bello liscio, lo prendiamo e lo mettiamo in una bustina da congelatore. Lo mettiamo in frigo e nel frattempo prepariamo il ripieno. Adesso mescoliamo insieme questi ingredienti per il ripieno. Mettiamo tutta la scorza di un'arancia grattugiata. Okay. Dopodiché aggiungiamo le uova. Iniziamo a mescolare. Iniziamo ad aggiungere lo zucchero e mescoliamo molto bene. Aiutandomi con una frusta ho messo anche la farina, i 2 cucchiai di farina e la bustina di vanillina. Mescoliamo bene per non lasciare i grumi. Adesso aggiungo anche tutto il burro che avevo sciolto prima. Lo aggiungiamo tutto e continuiamo a mescolare. Eccoci. Rendiamo bello liscio il nostro impasto, così, in questo modo. E adesso siamo pronti per preparare la torta. Ho tolto dal frigo la mia frolla. Adesso con una teglia con diametro 25 la fodero tutta completamente, anche un pochino sui bordi, e dopodiché andremo a riempire con il nostro composto di crema di formaggio che abbiamo preparato prima. Cerchiamo di foderarla molto bene. Ho foderato la teglia con la frolla. I bordi saranno circa 4 cm di altezza. Adesso riempiamo la nostra frolla con tutto il composto di crema al formaggio che ho preparato prima. Livelliamo bene
tanto poi in cottura si sistema da sola, la crema e anche la frolla si abbasserà un po'. Eccoci, ora portiamo in forno, come ho detto prima, a 180 per circa mezz'ora, 40 minuti, poi dipende dal tipo di forno. E dopodiché la lasceremo raffreddare, poi prepareremo la ganache al cioccolato per la copertura finale. La torta mia è pronta. Per l'esattezza ci sono voluti circa 40-45 minuti per la cottura. Adesso aspettiamo che si raffredda, dopo la togliamo dalla teglia e andremo ad impiattarla e a preparare la copertura finale col cioccolato. In un pentolino porto a bollore la panna e intanto faccio sciogliere anche il cioccolato in microonde. Dopodiché unisco il tutto e preparo la ganache. Ho fatto bollire la panna e ho spento. Ho sciolto il cioccolato in microonde. Adesso mescolo insieme il tutto. Mescolo molto bene. Così. E andiamo a mescolare. La ganache è pronta. Adesso andiamo a coprire la torta mia. Ne versiamo un po' e cerchiamo di livellarla un pochino. Finiamo con la granella. Questa è la granella di arachidi. Ed ecco, la mia torta mia è pronta. Adesso non ci resta altro che metterla in frigorifero, tenerla almeno un'ora finché si solidifichi un po' la ganache. E dopo è prontissima per essere gustata. Ciao e a presto per altre ricette.